Salve a tutti, hai ricevuto un preventivo per un impianto fotovoltaico e non sai bene come valutare il pannello che ti hanno proposto? Bene, in questo video andremo a vedere quali sono le caratteristiche principali che differenziano i pannelli e qual è il modo per scegliere il pannello idoneo alle tue esigenze. Come sempre, per info e chiarimenti puoi contattarci tramite il nostro sito internet, la nostra pagina Facebook e commentando direttamente sotto questo video. Metti mi piace e cominciamo! Una delle caratteristiche di un pannello è la gamma delle potenze, ossia quanta energia, quanta potenza riescono a erogare ogni singolo pannello. I pannelli policristallini vanno da un 250 a un 270, massimo 300 watt a pannello, mentre quelli monocristallini vanno dai 300 fino ai 360-390 watt a pannello. Quindi per la stessa potenza ho bisogno di meno pannelli monocristallino, ma più cari, rispetto ad avere più pannelli policristallino, più economici. Le dimensioni di un pannello sono tendenzialmente tutte uguali e non ci sono particolari differenze, parliamo di 1 metro di larghezza per 1,80 m di altezza. Una delle caratteristiche principali di un pannello è ovviamente il paese di origine, il paese dove è stato prodotto. Se il pannello è made in Europe, vuol dire che è stato prodotto in Europa. Quindi vuol dire che le aziende devono sottostare a determinate normative sia in ambito energetico che in ambito di inquinamento. Tutte le altre aziende che producono pannelli non in Europa non devono sottostare per forza a queste leggi. Ovviamente nei paesi orientali le norme legate all'inquinamento non sono così restringenti. Questo fa sì che possano avere un prezzo più basso. Detto questo, la tecnologia può essere comunque valida perché ci sono comunque aziende e pannelli molto validi prodotti in Taiwan e in Sud Corea. Una delle caratteristiche principali da prendere in considerazione nella valutazione di un pannello è senza dubbio il coefficiente di temperatura, ossia quanto varia la produzione a seconda delle variazioni climatiche del tetto. Se tu guardi sul retro del pannello vedrai una temperatura definita NOCT, una temperatura di operatività. Ogni variazione da questa temperatura influisce nella produzione del pannello. Il pannello migliore è ovviamente quello la cui produzione subisce meno l'efficienza del cambio di temperatura. Il valore da prendere come riferimento è ovviamente il coefficiente della temperatura. Questo qui. Un'altra caratteristica per la scelta del pannello è senza dubbio la garanzia. Per i pannelli esistono due tipologie di garanzie, la garanzia sulla resa e la garanzia sul prodotto. La garanzia sulla resa può arrivare fino a 25-30 anni con una determinata percentuale. Cosa vuol dire? Vuol dire che un determinato pannello può arrivare all'87% a 25 anni oppure a produrre solamente l'80% a 25 anni. Quindi indubbiamente il pannello che ha un'efficienza e una garanzia di durata maggiore è quello più consigliato. C'è poi inoltre una garanzia del prodotto che tendenzialmente è intorno ai 10 anni, ma ci sono pannelli che anch'essi arrivano a 25-30 anni come garanzia sul prodotto, sulla manifattura, quindi sul materiale vero e proprio. Ultima caratteristica che differenziano i pannelli è la tecnologia, non legata al mono o al policristallino, ma la tecnologia che viene utilizzata. Una delle tecnologie che si discosta maggiormente dalla tradizione è la tecnologia back contact. È stata una tecnologia brevettata da SunPower, ma adesso viene utilizzata dalla stragrande maggioranza dei produttori. Un'altra tecnologia implementata sui pannelli fotovoltaici è stata realizzata da LG e si chiama tecnologia cello, che prevede all'interno della cella ovviamente una distribuzione dei contatti più capillare in maniera tale anch'essa da aumentare l'efficienza della cella. Il pannello migliore non è quello per forza che produce di più, ma è quello che produce di più in base alle tue esigenze, alle caratteristiche della tua abitazione. Se il video ti è piaciuto, non dimenticare di iscriverti al canale per non perdertene altri. Inoltre, puoi seguirci su Facebook e Instagram, dove quotidianamente pubblichiamo foto di nostre installazioni e perle di saggezza che aiutano tutti i clienti nel mondo delle energie rinnovabili.